Amici sportivi, benvenuti allo stadio Mario Battaglini per la gara d'andata e lo spareggio verso la Challenge Cup 2016-2017. In campo, versione rosso-blu, maglia ufficiale, la FCZ Rugby Rovigo Delta, e versione bianco-azzurra, l'Enisei STM Krasnoyarsk Russia. Anche lui è rosso, ultimo blocco, è buona, proviamo a salire. Ancora Kasanov, il tallonatore, messo giù bene. Un po' troppo leggeri, qui siamo caduti nella finta di Simonov. Però nel frattempo è una partita che si sta giocando, diciamo, più sui 22-22 che dentro i 22. Quindi attenzione, Antonio, che c'è un certo equilibrio fino adesso tra entrambe le formazioni, nonostante Rovigo sia rimaneggiato e siamo già 20 minuti di gioco. C'era una situazione molto difficile per Rovigo, che se la palla fosse arrivata al largo erano sicuramente in un'ottima situazione per segnare la meta, con un corridoio libero per l'ala dell'Enisei. L'estremo Gazin non se n'è accorto, ben per Rovigo. Attenzione al largo, muovono l'ovale, questa è una bella corsa, è un buon corridoio. Ottimo anche l'offload, si prende tutto il proprio tempo il giocatore della compagine che si chiama Temnov, veniva usato come saltatore. Attenzione, l'avanzamento dell'Enisei. Attenzione, c'è un vantaggio per l'Enisei, situazione difficilissima per la squadra rosso-blu, con i russi che provano con dei pick and go e vanno dentro. Inizia la sua rincorsa. Stavolta entra. E va, dei giovani rosso-blu. Ancora difficoltà nel lancio, è un grosso peccato che si può distendere con Kushnariev e qua riesce a bucare purtroppo. 2 contro 1. Attenzione. Lo prende. Non lo prende. E c'è la meta. Insomma, anche il campionato nostro entrerà nella fase clou, quindi la reazione e la voglia di non mollare. Gazin, up and under. Ancora queste due seconde linee, che in realtà sono una lituana che è Savlite, il 4, e Krasnik, Ucraina, il 5, che sta facendo il bello e il cattivo tempo qui in campo, insieme ad una linea di tre quarti velocissima. Attenzione, play per Menon a terra. Attenzione, Menon a terra. Intanto se ne va in meta Gazin alla fine del match. Dando parte Kushnariev, stavolta è stretta. Poi il tema, ricordiamo che anche, insomma, la nazionale georgiana ha fatto delle belle cose, quindi attenzione, altra possibilità di meta per l'Enisei. Parentesi che vogliamo, insomma, Rovigo comunque affrontava questa gara con una formazione già rimaneggiata in partenza. Insomma, questo Krasnilik è veramente un colosso. Sì, è proprio uno che lavora proprio tantissimo, un disturbatore, un rallentatore. Uno che col fisico che ha, cioè, lo usa veramente nel migliore dei modi. Momberg è molto attivo da quando sì. È entrato. Proviamo. Ah, in avanti questo qua. Ma non se ne vedono né l'arbitro né il giudice di linea. Abbiamo ancora il possesso. Finalmente stiamo giocando un po' da Rovigo. Ecco. In avanti, per cui l'arbitro Foley fischia la fine del match. Finisce questa andata del barrage per la Challenge Cup tra FCZ Rugby Rovigo Delta e Enisei STM